Continua il percorso didattico riguardante l'educazione e la legalità nelle scuole primarie e secondarie centesi. Questa mattina, nel centro polifunzionale Pandurera di Cento, si è tenuto un incontro tra gli studenti e alcune figure professionali dirigenziali che operano all'interno del carcere della Dozza. Si tratta di un progetto della professoressa Emanuela Tarantini, insegnante all'Istituto Comprensivo numero 1 Il Guercino di Cento, che collabora da un po' di tempo con le carceri, in particolare appunto con quello bolognese della Dozza. Tutti gli anni, spiega la professoressa organizzatrice Emanuela Tarantini, grazie alla collaborazione con la direttrice di questa casa circondariale, Claudia Clementi, organizziamo per questi ragazzi alcuni appuntamenti con varie figure professionali che operano all'interno della Dozza ed una serie di visite guidate e incontri con i detenuti e le detenute con cui gli studenti hanno scambi relazionali e produttivi. Si tratta quindi di esperienze forti e significative, che hanno lo scopo di mettere in guardia i ragazzi da quella che è la microcriminalità, che tra l'altro negli ultimi anni sembra diminuita. Presenti questa mattina varie figure che operano all'interno del carcere, come il cappellano che ovviamente si occupa di religione e di umanità, l'educatrice culturale, un'infermiera, l'allenatore della squadra di rugby, insieme ai rappresentanti di tutte le forze di polizia presenti nel territorio di Cento e della Dozza. Di fronte agli studenti del Guercino, alle 8 classi delle 3 scuole superiori centesi che hanno richiesto di partecipare: l'Istituto Bassi Burgatti, il Liceo Cevolani e l'Istituto Fratelli Taddia.